Bisogna costruire ex novo i bunker e i finanziamenti per l'edilizia sanitaria sono 2 anni che almeno lo Stato centrale li ha bloccati. Quindi questo è il futuro comunque dell'organizzazione ospedaliera della città della provincia di Taranto. Quello che è successo oggi, questa accelerata, non è una scelta di questa giunta regionale o di questo direttore generale. È una contingenza economica del paese, dell'Europa, ma del mondo in generale, per cui la Puglia, pur non avendo sforato, nel senso, il bilancio della sanità, cioè la Puglia ha coperto il suo deficit sanitario con risorse proprie, come prevede la legge, e con risorse del bilancio cosiddetto autonomo, quindi con le risorse della regione. È stato il cosiddetto patto di stabilità che ha finito poi per riverberarsi, per ricadere sulla questione della sanità e ci ha costretti ad accelerare, a superare questa famosa fase intermedia. Per cui con un criterio che è stato imposto legittimamente anche dal governo centrale, che nel taglio dei posti letto il primo criterio da utilizzare era la chiusura di tutti quegli ospedali che avevano meno di 70 posti letto o non avevano tutte le branche presenti, le branche di base, medicina, chirurgia, ortopedia e così via. Nel nostro territorio erano Massafra e Montolo. Tutto. Per quello che riguarda poi il resto dei tagli, non è stata utilizzata la scure nei confronti di Grottaglie, ovvero di Manduria piuttosto che Castellaneta Martina. No. Tutte le branche chirurgiche, tutte, compreso il Santissima Annunziata, hanno avuto un taglio di posti letto in maniera direttamente proporzionale al livello di inappropriatezza. Tutto. Non nessun atteggiamento capotico o non equo o non equo. Grottaglie, lei dopo rivedrà quei numeri che le ho fatto vedere, su 27 posti letto, 1.300 ricoveri, ne andavano in sala operatoria, mi ricordi il numero, mi pare 36%. Sì, tanto. Benissimo. Quindi 36,1%. Certo, 36%. Avevamo un livello di inappropriatezza superiore al 60%. Tutto qua. Quindi non avrà più posti letto per ricoveri in regime ordinario, ma farà sicuramente bene la chirurgia a ciclo diurno, la farà, o one day surgery, e la farà sicuramente bene, non ci sono dubbi, perché le ripeto, qui non è una punizione nei confronti di nessuno, quello si può fare a Grottaglie e lo dobbiamo fare bene, perché è chiaro, le ernie inguinali, le fistole, noi dobbiamo operarle, mica non dobbiamo risolvere il problema del cittadino. Cioè non ho l'obiettivo di curare solo i malati di cuore, anche quelli che hanno patologie, che comunque sono invalidanti per la vita. Cioè per un operaio un'ernia inguinale è un problema di invalidità notevole, certo. O le varici degli arti inferiori. Quegli interventi si fanno nei protocolli attuali in regime cosiddetto a ciclo diurno, tutto quello. E quindi in contemporanea però, io ho finito, proprio perché non abbiamo ancora pronta la rete territoriale, noi potenziamo i reparti di medicina, proprio per quell'aspetto sociale delle medicine. Infatti Grottaglie avrà 30 posti letto di medicina e 30 posti letto di lungodegenza. Ah. Capito? Quindi veniamo un attimo all'argomento che poi alla fine ci interessa di più ai noi per via del problema ambientale, l'oncologico. Guardi, io la ringrazio per questa domanda perché per me è un altro aspetto assolutamente importante. Io ho scommesso dall'inizio sulla creazione del Dipartimento di Oncologia all'ospedale Moscati, anche lì sono stato criticato ferocemente. Perché così non voglio far operare i tumori a Grottaglie, ovvero a Manduria. Mi scuso per la ripetitività,
legga i dati ai cittadini di questa provincia e gli dirà quanti tumori purtroppo noi facciamo in questa provincia. Ne curiamo purtroppo pochissimi. La gente va altrove? Va altrove, va altrove. Allora io voglio creare al Dipartimento, all'ospedale Moscati, dove sono in corso già avviati abbastanza avanti i lavori per l'attivazione della PET TAC. Io spero fine di questo anno, inizio del prossimo mese, del prossimo anno la potremo inaugurare, il Dipartimento di Oncologia, un dipartimento misto, medico e chirurgico, in cui ci stanno insieme, perché il tumore richiede quanto mai un apporto, un atteggiamento multidisciplinare, un approccio multidisciplinare. L'oncologia medica, la chirurgia addominale, la chirurgia ginecologica, la chirurgia testacollo, spero di aprire la chirurgia toracica. Adesso abbiamo iniziato con una consulenza, la riabilitazione oncologica. Cioè noi dobbiamo avere un unico percorso nel quale il cittadino o la sua famiglia viene presa in carico e viene seguita in tutto il percorso. E in questo territorio abbiamo già così molto diffuse sul territorio, ma disorganizzate, delle grandi professionalità chirurgiche e mediche. Guardate, io li voglio anche citare, il dottor La Cittignola che porterò da Martina, il dottor La Grotta come ginecologo che porteremo dal Santissima Annunziata, è tornato a lavorare in questa provincia un martinese come il dottor Procaccini per la chirurgia testacollo. L'abbiamo riportato e io lo ringrazio pubblicamente, perché è stato pesante per lui tornare, era molto più facile rimanere a Rieti. Era molto più facile rimanere a Rieti. Dottor Lupo anche, no? Certo, allora, abbiamo un'ottima radioterapia del dottor Silvano, c'è un giovanissimo primario, non proprio giovane nel senso anagrafico, ma un giovane primario di oncologia medica che è il dottor Pisconti, molto inserito nei circuiti dell'oncologia regionale. Bene. Io lì voglio fare il dipartimento di oncologia, vorrei che i cittadini di Taranto si fidassero. Ha detto al Moscati? All'ospedale Moscati, sì. E poi come va a incastonarsi rispetto al San Raffaele con tutto questo progettualità? Non può morire, perché Don Verzea ha garantito che entro 3 anni ci farà l'ospedale. L'ospedale San Raffaele inizierà come un trasferimento delle funzioni attualmente al Moscati, al Santissima Annunziata, trasferite per intero, compreso il personale, al San Raffaele. Cioè ci sarà al San Raffaele il Dipartimento di Oncologia, che adesso sta al Moscati. Che cominciate a costruire, certo, ora. Che si trasferirà poi. Che poi si tratta di costruire con le professionalità, con dei medici, sì, che lei ha appena citato, sì, chirurghi, e quindi lei, diciamo, comincia a costruire i contenuti di questo contenitore. Di un contenitore e di una organizzazione del contenitore, perché non ho mai creduto che sia sufficiente avere il contenitore, non ho mai creduto che sia sufficiente avere un grande chirurgo se non c'è un modello di organizzazione. Il grande chirurgo e il contenitore poi alla fine perdono significato. Certo. Io credo più al modello. Beh, mi permetta una puntina di nota polemica. Ci sono stati chirurghi, non facciamo nome, che sono venuti in questo nostro, sono ritornati nei loro luoghi di origine e poi sono scappati perché il famoso contenitore non era adeguato o insufficiente o non era ai livelli dai posti, o non era agli stessi livelli dei posti da cui erano arrivati. Quindi c'è anche questo discorso, no? Perché se vogliamo portare da noi, certo, persone di un certo non livello scappano. Poi è chiaro che abbiamo necessità del contenitore, ma abbiamo anche necessità di avere un modello di organizzazione, per esempio, che sappia accogliere il paziente, che lo sappia aiutare lungo l'intero percorso. Questa è la questione. Certo. Perché oggi qual è il dramma di un paziente, di una famiglia? Non sa dove andare. Non sa dove andare. Casomai si opera da un ottimo chirurgico, va bene, però poi finito torna a casa e deve organizzare. Deve fare la chemio, toglie, sì, ma capito? Cioè, questo è il nostro problema vero, cioè quello di avere un percorso nel quale noi riusciamo a guidare il paziente. Perfetto. Questo è l'obiettivo, ecco perché le dicevo,
mi serve il grande chirurgo competente, mi serve una struttura alberghiera adeguata, però mi serve un modello nel quale, cioè, sviluppare l'intero percorso assistenziale. Lì avremo l'oncologia, la psicologia oncologica al Moscati, questione altrettanto seria. Quindi stiamo parlando anche di riqualificazione del personale infermieristico. Assolutamente sì. Cioè, ecco perché le dicevo, il modello nel quale noi ci poniamo come interfaccia a questo bisogno della persona e della sua famiglia, perché poi il dramma delle famiglie è assolutamente altrettanto importante rispetto alla malattia, sì, perché la devastazione è più psicologica ancora prima che fisica. È vero.